Parto con la preparazione della torta gelato mediterranea. In questo dolce troviamo l'abbinamento tra due parti aromatiche differenti. Da una parte pasta mandorla, 1957 la preferita, che sarà l'elemento caratterizzante del gelato che troviamo in questa preparazione. Dall'altra parte un semifreddo all'italiana con un profumo di vaniglia e agrumi. Due parti masticabili all'interno del dolce, un frollino alla mandorla ricomposto, delle meringhe alla vaniglia che utilizzeremo per l'accompagnamento della parte superiore all'esterno della torta. All'interno tutto sarà sottolineato dalla presenza di un sottilissimo strato di coulis di caffè. Per la torta gelato mediterranea passo ora alla preparazione del semifreddo, limone e vaniglia. Ecco qui gli ingredienti: crema pasticcera, succo e zesta di limone, pasta vaniglia Madagascar, panna montata, meringa. Inizio con la crema pasticcera. Dopodiché il succo e la zest di limone, poi la pasta vaniglia Madagascar, panna montata, una volta incorporata la panna montata posso passare ad aggiungere la meringa. Semifreddo è pronto, ecco qui, liscio, vellutato, setoso, correttamente aerato e pronto per essere inserito all'interno dello stampo. Passo alla preparazione del gelato alla mandorla, che sarà l'elemento protagonista della torta gelato mediterranea. Parto da una base bianca che sarà personalizzata nel gusto utilizzando la pasta mandorla preferita 1957. Di che prodotto si tratta? Si tratta di una pasta mandorla, innanzitutto è grezza. L'origine è una mandorla a Sicilia e è stata lasciata con una granulometria più sensibile al palato, quindi con una struttura rustica. Pasta mandorla emulsionata all'interno della base bianca, sono pronto per la mantecazione. Il gelato alla mandorla è pronto, posso passare alla preparazione dell'inserimento che sarà il cuore della torta gelato mediterranea. Pronti con l'inserimento di gelato alla mandorla per passare poi alla fase successiva di lavorazione. Ho preparato il coulis al caffè preventivamente stabilizzato con cold gelée che sarà dosato ora all'interno di stampo di silicone nel quale costruirò poi la torta gelato mediterranea. A questo punto un passaggio in abbattimento per far solidificare il coulis e posso passare alla fase successiva del montaggio. Ora posso procedere alla costruzione della torta mediterranea. Qui all'interno dello stampo di silicone ho già dosato il coulis di caffè, è stato passato in abbattimento, quindi si è solidificato, di conseguenza posso passare al montaggio finale della torta. Ho già pronto nel sac à poche il semifreddo all'italiana, limone e vaniglia Madagascar, pronto per essere dosato all'interno dello stampo di silicone. A questo punto posso passare all'applicazione dell'inserimento di gelato alla mandorla. Un ultimo strato di semifreddo, limone, vaniglia Madagascar, dopodiché potremo applicare il croccantino alla mandorla ricomposto che sarà la base del dolce. Ultima fase del montaggio della torta mediterranea, abbiamo teso il croccantino ricomposto alla mandorla, l'ho raffreddato, lo applico alla base del dolce. Bene, a questo punto ho completato la costruzione della torta gelato mediterranea applicando il frollino ricomposto alla mandorla, dopodiché passaggio in abbattimento a temperatura negativa per smodellare e pensare poi al momento della finitura.
Sono pronto per la presentazione finale. Ho qui pronta una glassa al caramello. Il dolce torta gelato mediterranea è stata smodellata da temperatura negativa. Posso passare alla fase finale. Il dolce è pronto, posso passare alla fase finale di decorazione, delle gocce di meringa alla vaniglia, briciole di crumble e delle gocce di culì di caffè. Quindi tutti gli elementi del dolce li ritroviamo anche come decorazione sulla parte superiore. Ultimo elemento di decorazione, delle gocce di culì di caffè. Due foglioline d'oro come elemento di decorazione finale. Ecco qui, torta gelato mediterranea, l'abbinamento tra un gelato con la mandorla 1957, un semifreddo all'italiana profumato con limone e vaniglia Madagascar.